ragazzi e ragazzacce, siamo pronti, sono pronto per partire con il gameplay numero 9 di Rise of Rome su Xbox One. Ecco qui il joystick, io sono pronto, anche Sonic è pronto perché stiamo facendo pari o dispari per chi deve giocare. Quindi partiamo subito con il gameplay numero 9 di Rise of Rome. Buon divertimento a tutti e ciao dal vostro Diablotex. Ok ragazzi e ragazze, partiamo con il gameplay numero 9 di Rise Zone of Rome su Xbox One in compagnia del vostro Diablotex, come sempre. Vediamo un po' se riusciamo qua, i caricamenti, sapete che è sempre una questione un po' critica, vabbè. Però adesso vediamo, vediamo, tanto dovrebbe... Ecco, ci siamo, quindi. Lavate il pellame. Antonio, controlla i cavi. Otto, assicura le sbarre. Ci muoviamo alla decima ora. Vai, Antonio, sì, controlla. Vai, trova la strada giusta, yeah. Vai così, andremo vai con... così, vai. Dov'è la strada giusta, dov'è? Voce di Vimini solo per i sacrifici più importanti. Sarà certamente là. Attaccheremo col favore della notte. Non mi piace. E quello? A brado e vai. Vai ragazzi, allora scusate un attimo, stavo bevendo un po' di Coca-Cola. Ora ci sono, Allora troviamo una strada, troviamo questa fottutissima strada. Che credo dovrebbe essere qui. Ciao cervetto, ti strappo le corna, ti strappo. Oh, il mito di Abbadantuono. Non potevo non farne a meno. Vai così, vai. Ok, la strada è giusta per il momento, Siamo a Roma. Ci sono gli indicatori, sembrerebbe, quindi. Ma non c'era un tasto per correre che non ricordo? L'ho visto, una sorta di animale. Un animale con due gambe. Calma, soldati. Vabbè, andiamo così, dai. Attaccato se avessero voluto. Abbastanza segno per temere. Calma, soldati. In fretta, calma. Uomini. Ah, ok, ora sì. Ora sì, il passo è più adelante, adelante. Vai così, brado. Sul ponte? Fermi. Sul ponte? Vado in avascoperta. Ok, sul ponte sì. Aia, si sono incazzati. Questi sono tosti, ragazzi. Ai. Non ho fatto nulla, vi prego. Non vi ho fatto nulla. Dai, grande Prado, ammazza tutti. Grande Ulens, vai, grande. Vai, Bradenci, vai. Bene così, bene così. Ecco, Prado ha riscossa, antica Roma. Fatemi una carbonara, no, niente, vabbè. Una cacio e pepe. Dai, dai. Su. Morite tutti, morite, morite. Ehi là, devi stare calmo. Di meno anche con lo scudo, di meno. Ah, ecco il capitano dei vichinghi, ragazzi. Incazzati come le iene. Eccolo qua, eccolo qua.
Alzati, figlio di Roma. L'impero ha bisogno di te. Alzati. E vai, grande Brado, grande Brado. Devo trovare i miei. Deve trovare i suoi? Trovali, trovali. Non ho capito cosa deve trovare, vabbè. La strada speriamo sia questa, ragazzi. Speriamo, eh. Ok. Ci sono riuscito a bloccare la trappola. Ah, ok, due. È tutta una trappola qui. E sono tre. E sono tre. Aia. E sono quattro. Posso camminare in santa pace per una volta. Ecco questo qua che sta facendo la grigliata di carne. Guardatelo com'è incazzato. Eccolo qua, eccolo qua. Grande, grande. Aia, non muore questo. Ma adesso gli attivo la furia. Vai con la furia. Yeah, grande Brado. Vai così. Prendilo a calci nel culo. Prendilo a calci nel culo. Grande. E ora da che parte si va? E ora da che parte si va? Vediamo un po'. Non so se di qua, ragazzi. O di qua. Va, dai, andiamo di qua, dai. La buttiamo lì a caso. Vediamo bene. Aia. La buttiamo lì a caso. Qui è uscito l'esercito delle forchette. Eccoli qua, i forchettari. Bene così, vai Brado, bene così. Colpisci, colpisci. Grande Brado, devi colpire così alla grande. Yeah, più che mai Brado, ragazzi. Bene così, mi piace, mi... Devi stare calmo, devi stare calmo. Tutti quanti calmi, ragazzi. Tutti quanti calmi. Ragazzi, aiutatemi. Brado è solo. Niente, quando c'è bisogno d'aiuto, eh. Il nulla. Vabbè. Scappano tutti e Brado deve cavarsela da solo. È vero? Tra una capriola e una piroletta. Pirolettenci. Ma ora ti faccio male. E anche tanto, ragazzo. E anche tanto. Vai così, vai così. Bene. Grande, Brado, grande. Dai che ci piaci così, Brado. Ci piaci così. Vediamo un po'. Do un affondo potente. Poi vado così. E mi sono perso la strada. Come sempre, vabbè. Andiamo qua. Aia, ce ne sono altri. Ce ne sono altri. Incazzati come le manguste. Perse nel Nevada, ragazzi. Dai così, dai così. Ma dove vai con quelle frecce dell'antica guerra, eh? Ma vieni qua, vieni qua.
che ti faccio mangiare tanta di quella polvere tutte le volte che vai per terra. Ok, chi che spara ancora qui? Vieni qua, vieni anche qua tu, zio, vieni. Vieni alla grande, vieni qua, ti sto aspettando. Vai. Aha. Senti che musica, ragazzo, che ti è toccato ascoltare. La musica della sconfitta. Oh, ragazzi, io non so se la strada è qua, spero di sì. Spero di sì. Dammi un punto di controllo. Dammi un punto di controllo. Me lo dai? Non me lo dai? Me lo dai? Non me lo dai? Ah beh, ah beh. Salva i tuoi compagni. E scendiamo allora. Io devo dare aiuto, però a me non mi aiuta nessuno. Eh beh. Vai. Vai con la furia, bella carica, grande Brado. Vieni qui, che con la furia ti faccio diventare fucsia, ti faccio diventare. Vieni qua. Vai, B2 affondato, ragazzi. E la... Ma dove andate tutte e due? Dove andate, eh? Ma dove dovete andare? Ma dimmi un po', ma dimmi un po'. Però adesso ne sono 4 contro 1, sono cazzi miei. 4 è dura, ragazzi, vabbè. Vai così, vai così. Ok, meno 1, quindi 3 contro 1. Già inizia ad essere più ragionevole. Vai, spacco tutto. Yeah. Ma dove vai, dove vai? Anche se hai lo scudo, credi che fai paura al Brado? Non credo, non credo, no. Schiva, grande Brado. Vai, carica, Eila. Eila, devi stare calmo, devi stare. Devi stare calmo. Attivo la furia. No, ma io ho attivato la furia quando era morto. Ma dai. Ma dai, era morto quello lì. Ho sprecato la furia, ragazzi. Grazie, signore. Dobbiamo salvarli tutti. Forza! Ok, sì, prego, signore. Prego. E ora dove vado? Qui giù? No, no, che vado qui giù, qui mi ammazzo. Ah, però si passa di qua, si passa di qua. Aspettate, vediamo. Non ho niente, non ho le frecce da tirare, gli archi, come cazzo si chiama. I puntiglioni lì, vabbè, ma cazzo ne so io. Le lance, ecco, le lance. Vabbè. Qui sopra cosa c'è? Non c'è nulla? Ok, bene. Quindi andiamo sotto, ma qui non c'è nulla da prendere, quindi andrei qui. Andrei qui. Tanto la strada è giusta, quindi va bene. Ok, cosa ti racconto a questi? Cosa ti racconto? Fin quanto dura la furia, va bene, ma poi... Ecco qua, dai. Quanti ne sono questi? Guardate qua, 5? Ne sono 5. Vai con l'attacco alla Brado, vai. Vai così, Brado, vai così. Grande Brado, yeah. Yeah. Guardate come va Brado, ragazzi. Guardate come vado. Guardate qui, che stile. Che stile. Non vai da nessuna, vai. Muori, muori in mezzo alla brace, che ti faccio arrosto. Vai, LB, spalancate quelle gabbie. Liberateli. Vediamo anche gli ordini che si potrebbero dare anche col Kinect, ma io il Kinect non ce l'ho collegato, quindi... Quello cos'è? Organizza formazioni difensive. Posizione.
Vai. In posizione. Cosa faccio qui? Stuccine! Arcieri! In posizione! E questa che è? La posizione? Vabbè. Sono allo scorpione. Io da qui? Da qui vado, faccio saltare tutti, ragazzi. Da qui? Vai. Facciamo un bel macello grande. Oh, così mi garbano questi pezzi qua. Questi, però sono andati già avanti. Ma adesso, quanto mi piace questa postazione, ragazzi. Mi garba questa postazione, mi garba bestia. Grande. Bene, così vai bravo, fai saltare tutto. Fin quando non arriva nessuno qui sopra a rompere l'anima, no? Sono tranquillo, il problema sarà dopo. Che faccio? Scendo, vado giù e continuiamo lì? Dovrebbe essere così, vediamo. Vediamo un po'. Formazione! Eh sì, credo di sì. Formazione, vai, formazione. Così, ok, ci si farà sempre bene. In marcia, vai Brado, yeah. A quanto siamo di gameplay? Forse un quarto d'ora. Questo cosa fa? Il ballo del qua quanta la da la da la da, ma che fai? Ma state a vedere quello lì che stava facendo. Vabbè. Ah, adesso sparano con le lance e poi noi dobbiamo rispondere. Ok, dai. Se funziona RT, ragazzi. Ricordate nell'altro gameplay RT. Vai! Mirare fuoco! Ne è rimasto solo uno, dove va? Si può proseguire ora? Vai, grande Brado, vai! Vabbè, qui solita solfa. Aspetta, andiamo un po' più dietro. Andiamo avanti? Ah, sono scappati quelli, va bene, va bene. Scappano tutti, vabbè. Attento che ora sparano. Vai con gli scudi. Vai ora a caricare, ora sono cazzi vostri. Aia di qua, aia. Vai in posizione, mirare, fuoco. Ok, se cadi gli ultimi tre. Erano gli ultimi tre? E vai così, Brado, vai così. Ok, dove sono ora? Voi! Sul fianco sinistro con me. Gli altri sulla destra in attesa del segnale. Sì, signore! Proseguiamo un altro po', ragazzi. Qui si prosegue. Cerca nell'aria segni della presenza del nemico. Vabbè. Andiamo qua. Più presenza di questa. Guarda che bestia qui. Salva i romani. I romani. Vabbè che tanto, poca energia, non so quanto duro, ve lo dico, eh. Non so, io avrò vita breve qui, credo. Che dovrò rifarlo, vabbè. Però
per il momento. E dove vai tu con quello, ragazzo? Dove vai? Dove vai a mettere fuoco con la torcia ai miei amici romani, eh? Come ti permetti, brutto stronzo? Ok, vai, affrontiamo questo con lo scudo che è più tosto. Togliamoci di mezzo questo. Ebbene così. Vai, sono una furia, ragazzi. Catena perfetta, catena perfetta. Vai, spalancate quelle gabbie. Bene così, bravo, vai. E questo qui sta schivando, ma dove vai tu con questo focolare qui che ti porti dietro, eh? Sarai il primo a morire, ragazzo. Sarai il primo. Ok, avete aperto qui le gabbie, avete aperto. Dove andiamo? Pare che bisogna andare di qua. Sembrerebbe, vediamo. Il punto di controllo me l'ha dato dietro prima. Eh sì, ragazzi, guardate qui che bordello. Guardate qui che bordello. Ho poca energia, cosa ti racconto a questi? Questa volta mi sa che, ragazzi, muoio, ve lo dico. Questa volta credo che morirò, ma io cercherò di no. Ma sono morto, lo sapevo, perché l'energia era poca e quindi non c'era verso. Vai, riproviamo. Così me ne vado anche a mangiare, che è tardi, ragazzi, è tardi. Vai, ora devo farcela, però, che ho tutta energia, eh. No, non ho la furia, non posso attivare ancora la furia, dai. Ah, Brado, carica che devi attivare la furia engine. Vabbè, intanto pensiamo a distruggere due o tre di questi. Ad ammazzare, altro che distruggere, che sono robot. Ok, uno sembrerebbe che è andato. No, questo con lo scudo mi preoccupa. Questo con lo scudo mi preoccupa. Quello è incazzato come una iena. Però ora l'ha giusto a Brado. Ecco, forse è morto anche quello. Dove sono altri? Dove sono? Dove siete? Farabutti che scappate, dove siete? Vi vengo a cercare tutti. E io passo di qua, Ah, e vi ho beccato. Aia, quanti cazzo ne sono? Qui ci esce una rissa, ragazzi. Dai, è quasi pronto per la furia. E poi con la furia ci divertiamo. Con la furia. E dove va questo? E vuole mettere fuoco. Vieni qua, ciccio. Vai, attiva la furia. Grande Brado. Secca questi due. Questo qui è grosso. Guarda che bestia questo. Vai, secca questo. Non ce l'ho fatta, ragazzi. Non so se ridere o piangere qui, ma eccolo qua che torna il braciere di turno. Che mazzoccata che m'ha dato. Ah beh. Ok, vai con lo scudo via. Grande Brado. Ecco, sta tornando il focolaio qui. Eh sì, è lui. Ma io lo stermino prima. Lo secco prima, ragazzi. Non gli do neanche il tempo di arrivare.
Vai, avete aperto le gabbie anche qui, grandi, grandi. L'hanno portato dal vantaggio. Vai, popolo, avanti. Si va avanti, popolo frato. Ok, ragazzi, punto di controllo, quindi questo significa... Significa che Brado stopperà qui il gameplay. Faccio due potenziamenti se ho i soldi. Ho i soldi, strano. Ho i soldi. Vabbè, avendo soldi puoi fare tutto. Puoi fare, ecco, non posso fare più. Vabbè, qui non posso fare nulla. Vediamo qui, forse 200 qualcosa. Niente, non posso fare più niente, ragazzi. È stato bello. È stato bello, non posso fare più niente, quindi il nono gameplay si conclude qui. Un saluto dal vostro Diablodex, ciao a tutti. Ok ragazzi, siamo qui, sono purtroppo triste perché il gameplay numero 9 di Horizon of Rome è finito, però adesso passiamo subito ai saluti del finale del gameplay numero 9 di Horizon of Rome. Passo subito con il salutare Cipro Games Gamer, poi c'è Simone Cotardo, Lino Iancarelli, William Vio, Eden Omega, Fabio Giaimo, Davide Schiavone, Elena Cavedon ed El Morga. Quindi va bene così, gameplay numero 9 di Horizon of Rome concluso. Un saluto al vostro Diablodex e vai con i like sotto al video. Andate ragazzi adesso, ciao!